I carabinieri della compagnia di Catanzaro hanno condotto un'operazione finalizzata all'arresto di soggetti ritenuti responsabili di una serie di atti intimidatori e danneggiamenti con finalità estorsive, aggravati dall'aver agito con il metodo mafioso commessi nella zona sud di Catanzaro. Sono quattro le persone che sono state arrestate con l'accusa di essere i responsabili di diversi atti portati avanti con il metodo delle bottiglie incendiarie che in questi mesi hanno danneggiato o intimidito commercianti, soprattutto nella zona sud della città. Le quattro persone finite in manette questa mattina all'alba sono Santo Mirarchi, Giglio Antonio, Antonio Sacco e Domenico Falcone. Sono accusati di essere i mandanti degli atti intimidatori compiuti con bottiglie incendiarie. Tutti i dettagli sono stati resi noti in una conferenza stampa che ha avuto luogo questa mattina alle ore 11 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, alla presenza del dottor Bombardieri e del dottor Luberto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. È una prova di come si possa intervenire rapidamente. Noi ringraziamo appunto l'ufficio GIP che con sacrificio, pur in presenza di una situazione che certamente non è come la nostra, non è migliore della nostra, hanno saputo dare una risposta efficace in quanto tempestiva a questa istanza di giustizia che c'è nella cittadinanza. Sono una serie di episodi gravi che hanno allarmato a suo tempo la cittadinanza, in particolare la comunità di Catanzaro e di Catanzaro Lido, perché si sono susseguiti in un breve arco temporale numerosi attentati incendiari di bottigliette esplosive, esplosioni di colpi d'arma da fuoco. Noi siamo arrivati a scoprire gli autori di questi episodi che appunto con questa attività intendevano sottoporre a controllo tutta una serie di attività economiche di Catanzaro Lido. Viene smentito ancora una volta il fatto che Catanzaro non sia controllato insomma, dalle forze dell'ordine e si chiede allo stesso tempo la collaborazione degli stessi commercianti e cittadini. Noi siamo contenti di poter affermare che dall'anno scorso ad oggi sono stati più arresti dal gennaio dell'anno scorso, al maggio dell'anno scorso ad oggi, più arresti che hanno consentito di fare luce su una serie di episodi della stessa natura, intimidazioni in danno di esercizi commerciali, aggressioni ad attività economiche. Questo dimostra che il controllo del territorio da parte dello Stato c'è, che le forze dell'ordine lavorano, che sicuramente si può fare di più e anche noi possiamo fare di più, dovremmo avere qualche mezzo in più per poter lavorare di più. Si tratta di un gruppo autonomo non collegato a nessun clan dell'area? Al momento noi contestiamo l'aggravante di quell'articolo 7 per le modalità con cui venivano realizzate queste intimidazioni, queste richieste estorsive. Si tratta di un aggravante che prescinde dall'esistenza di un gruppo di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista, ma come all'epoca abbiamo visto per il gruppo facente capo all'epoca a Mellea, noi al momento non possiamo né dire né escludere che ci possano essere dietro altri gruppi criminali. Al momento possiamo dire che erano questi soggetti che sistematicamente ponevano in essere queste condotte delittuose.